oggetto numero 7 e oggetto numero 8 che vengono trattati in maniera congiunta. Quindi oggetto numero 7, aggiornamento dello stato di avanzamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in Umbria, interroga la consigliera Fioroni. Poi passerò immediatamente la parola per l'oggetto numero 8 alla consigliera Meloni, PNRR in Umbria, mancanza di informazioni sul suo reale stato di attuazione sullo stato di avanzamento dei progetti, e per la risposta unica la presidente Tesei. Quindi iniziamo con la collega Paola Fioroni. Grazie vicepresidente. Presidente Tesei, oggi torniamo a parlare in quest'Aula per l'ennesima volta di un tema centrale del dibattito politico in Italia, ovvero del PNRR e le relative risorse. Io ricordo a me stessa, ma vorrei ricordare a quest'Aula anche per portare all'attenzione di alcuni percorsi che sono stati fatti, che in passato alcune forze di questa minoranza hanno affermato che la nostra regione non avesse presentato al governo nazionale i piani del PNRR, sostenendo poi che i progetti dello stesso piano Umbro fossero già esistenti presso le strutture regionali e quindi obsoleti. Tutto questo era già stato smentito da lei, Presidente, il 26 gennaio 2021, quando ha risposto a un'interrogazione, una delle tante peraltro, l'atto 650, mia prima firma, in cui aveva comunicato la propria nomina di coordinatore delle regioni nel rapporto con il governo per il Recovery Fund e come il governo regionale stesse lavorando ai progetti del PNRR Umbria nell'ambito di un processo partecipativo già iniziato con le forze politiche, le forze sociali e i sindaci del territorio, perché ognuno potesse dare le proprie indicazioni. Un lavoro enorme che poi ha consentito nell'aprile 2021 di presentare al governo nazionale il piano PNRR Umbria 2021-2026, volto a supportare la digitalizzazione, l'innovazione, la competitività e cultura, la rivoluzione verde, transizione ecologica, le infrastrutture per una mobilità sostenibile, l'istruzione e la ricerca, l'inclusione, la coesione e la salute. Però le stesse forze di minoranza hanno recentemente osservato che lei, Presidente, non avrebbe aggiornato l'Assemblea legislativa o i cittadini sullo stato di avanzamento del PNRR della nostra regione. Ma ricordo, sempre per ricostruzione di verità, che in data 8 maggio 2023 lei stessa, Presidente, ha risposto a un'interrogazione sull'attuazione del PNRR in Umbria, atto 1732, sempre a mia prima firma, in cui aveva già riferito che i progetti della Regione Umbria finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ammontavano ad oltre 2 miliardi e 100 milioni, che risultavano già avviati ben 62 interventi per un totale di 567 milioni, dati che confermavano come l'Umbria fosse tra le regioni più virtuose sia sul totale delle somme intercettate, che erano ben superiori già allora alla media nazionale, ma anche sotto il profilo dello stato di avanzamento dei progetti. Ricordo inoltre che in data 27 giugno, di nuovo lei, Presidente, che non avrebbe mai relazionato in quest'Aula rispetto al PNRR, durante la sua relazione sullo stato di attuazione del programma di governo aveva aggiornato i dati di maggio, evidenziando come l'Umbria fosse riuscita ad intercettare 2 miliardi e 600 milioni di euro per progetti PNRR, ben sopra anche adesso la media nazionale pro capite, risultando una delle migliori regioni italiane sia per fondi intercettati sia per lo stato d'attuazione. Ora è evidente che i risultati ottenuti ed i numeri declinati dal PNRR su scala regionale hanno messo in luce una capacità progettuale, puntuale ed efficiente di questa amministrazione, che partendo da una visione strategica ha saputo di certo partorire progetti che avessero la caratteristica della concretezza e dell'effettiva realizzabilità. In quest'ottica aggiungo anche che la Giunta regionale sta monitorando e supportando tutti gli interventi, non solo quelli in cui la Regione è soggetto beneficiario, attraverso anche l'attivazione di un team di supporto, ma anche in stretto collegamento con le prefetture, le ragionerie territoriali ANCI Umbria, gli enti locali con il compito di velocizzare e informatizzare l'avanzamento delle opere e le procedure quindi richieste dal PNRR. Anche recentemente, Presidente, lei ha incontrato le parti sociali
come da legge, come da normativa, per un altro aggiornamento riguardo lo stato d'attuazione del PNRR. Comunque siamo di nuovo a richiederle in quest'Aula un successivo aggiornamento, visto l'importanza del PNRR per la nostra regione. Grazie. Adesso illustra la consigliera Meloni, poi ci sarà la risposta unica della Presidente. Grazie Presidente. Come poco fa ha anticipato la Vicepresidente Fioroni, torniamo su questo tema, diciamo, trattato già dal mese di giugno. Diciamo che noi quando ci torniamo veniamo trattati come alieni, però mi sa che di alieni in Italia ce ne siamo tanti, perché il Presidente della Conferenza Regioni, Fedriga, non è sicuramente del PD e mi sembra che sta chiedendo ogni giorno, sempre con più insistenza, anzi anche, diciamo, stilato un documento, credo che lei Presidente lo conosca molto bene, dove molti dei Presidenti hanno, diciamo, portato all'attenzione le difficoltà di continuare e di portare avanti progettualità importanti a seguito anche dei tagli che questo governo sta portando avanti. Quindi, se vogliamo parlare della legge della verità e vedere poi quelle che saranno le reali ripercussioni anche in Umbria e soprattutto come questi progetti verranno utilizzati anche in Umbria, magari se riuscissimo a fare un punto, perché poi le richieste che arrivano da noi sono le stesse che Fedriga ha fatto al ministro Fitto, che sono un monitoraggio, la comprensione di capire su quali missioni, quanti soldi, quanti tagli sono stati fatti, ma questo non lo diciamo noi, lo dicono i suoi colleghi presidente di regione, lo dice il presidente della conferenza, perché è tutto, insomma, l'abbiamo letto in questi giorni. Ci sono rassicurazioni formali, ma poi non arrivano rassicurazioni sostanziali, che sono quelli di riconfermare, diciamo, le risorse per le quali questo fondo era nato, riconfermare la partizione anche nelle regioni e capire bene quali sono ad oggi, diciamo, i settori che verranno penalizzati di più, probabilmente quello anche con le maggiori difficoltà, che sono quelli ambientali, l'assetto e il rischio idrogeologico e anche quello dei servizi sociali, i servizi alla persona. Quindi lei aveva relazionato a noi ovviamente nel mese di giugno e avevamo, diciamo, compreso anche in parte quello che ha ripetuto la nostra vicepresidente, che a fronte di una cifra che era stata assegnata per l'Umbria di 2,6 miliardi suddivisi per le 6 missioni del PNRR, oltre ai 269 milioni del fondo complementare, a questo riguardo però come sempre mancano i dati analitici, perché ci si limita a dire che il 25% dei progetti sono stati avviati, che l'80% di questo 25% supera il milione di euro, però diciamo che intanto se ci basassimo soltanto sulle percentuali potremmo dire che il 75% non sono stati avviati. Noi sappiamo che siamo a fine 2023, sappiamo anche che manca un anno dalla fine della legislatura, ma sappiamo anche quanto impegno serve, soprattutto per chi ha fatto l'amministratore locale, per portare un progetto, per costruirlo, per farselo approvare e poi per portarlo a rendiconto. Sostanzialmente in un anno forse riusciamo a presentare il progetto, perché ad oggi non sappiamo quali sono i progetti anche macro e più importanti su cui sta puntando questo governo regionale. Sicuramente una maggiore partecipazione e sicuramente anche uno strumento che poteva servire anche ai consiglieri, a quest'Aula, per approfondire e capire bene in quale direzione noi stessimo andando, e quindi un sistema di monitoraggio costante che credo serva a tutti, non serve soltanto all'opposizione, credo che serva principalmente alla maggioranza, anche per lavorare insieme agli enti locali, che come sappiamo poi alla fine sono molti dei fruitori di queste risorse finanziarie. Quindi il piano anche, diciamo, di revisione del PNRR da parte del governo, quindi la sostituzione di alcune risorse, ovviamente ci preoccupa e potrebbe anche bloccare dei cantieri, come da più regioni è stato richiesto, e anche con preoccupazione. Quindi noi continuiamo ad interrogare la Giunta per conoscere un po' il complessivo stato di attuazione del PNRR, ma anche il quadro generale dei progetti,
e quindi anche lo stato di avanzamento, e anche per conoscere, anche a oltre 9 mesi dall'approvazione del programma avvenuto a novembre del 2022. Tempo, consigliere, se no qui facciamo... Allora, io sono a 2 minuti e 46. Disforo. mi sembra che chi mi ha preceduto paro. Stamattina... Paro, siete pari. Sono stato inflessibile. No, se gentilmente può andare a conclusione. Cioè, certo, stavo concludendo. E con qualità e finalità e grado di integrazione di questi progetti con gli altri fondi. Aggiungo a latere che, voglio dire, vi rivolgete alla consigliera che ha giacenti delle interrogazioni alla risposta scritta da 2 mesi, 2 mesi e mezzo, non ha mai alzato neanche la parola per superare, quando questa mattina la maggior parte delle risposte ha superato i 10 minuti. No, ho finito. No, va finito. Allora, risposta della Presidente Tesei unica, poi replica della consigliera Meloni e poi Fioroni. Prego, Presidente. Allora, non credo che dobbiamo discutere sul tema che ci interessa a tutti il PNRR, che però vorrei dire in apertura di questa risposta, ringraziando sicuramente la consigliera Fioroni, che ha ripercorso tutte le volte in cui ho risposto a interrogazioni, ma in cui ne ho parlato anche in documenti ufficiali che sono entrati in quest'Aula senza aspettare nemmeno l'interrogazione. E per rispondere, anche perché, come ripeto, se a qualcuno sfugge, il PNRR è uno strumento molto dinamico, però io ripercorrerò, adesso cercherò di ripercorrere tutte le tappe senza escluderne nessuna, perché è importante che questo iter sia considerato dal primo atto che abbiamo fatto fino all'attualità e alle prospettive future. Detto questo, vorrei ricordare a tutti che ci sono state nel PNRR 2 fasi molto importanti. Una in cui talune regioni hanno avuto una visione presentando progetti e poi si è arrivati ad ottenere le risorse. Le risorse del PNRR non è che è qualcosa che è piovuto dall'alto con una suddivisione per tutte le regioni secondo le dimensioni piuttosto che, ma è frutto di una grande interlocuzione, di un grande lavoro che abbiamo portato avanti come regione, tant'è che siamo arrivati, e anche qui voglio precisare quelle cifre a cui si faceva riferimento, perché la Regione Umbria si è aggiudicata risorse per 3,51 miliardi di euro relativamente al PNRR, e queste risorse sono state assegnate per 3.449 progetti. Ora, l'altra fase è quella della messa a terra di questi progetti, la realizzazione in base naturalmente alle norme tuttora vigenti, che la data finale è il 2026. Ora però dobbiamo stare attenti perché queste 2 fasi si compenetrano, tant'è vero che le riflessioni che oggi sta facendo il governo nella disamina dei vari progetti è quella di capire se alcuni progetti siano compatibili o meno con il termine di ultimazione che è il 2026. Non è che sta facendo delle scelte generiche dove si dice togliamo le risorse un po' qui, un po' lì, un po' di là. No, l'analisi che si sta portando avanti è quella della compatibilità dei tempi. Tant'è vero che si parla di spiazzamento, il che significa che ci potrebbe essere qualche opera non compatibile con i tempi, che però può essere finanziata agli unde in altro modo. Questo per chiarezza di tutti. Ora, per quanto concerne il quadro delle risorse che abbiamo saputo intercettare, ci tengo a dire saputo intercettare, visti i tempi che abbiamo in questa risposta, posso solo sinteticamente dire che 613 sono i milioni attribuiti alla missione 1, 768 milioni missione 2,
1,49 miliardi sulla missione 3, 273 milioni su missione 4, 233 milioni su missione 5 e 135 milioni sulla missione 6. Sempre relativamente ai 3,5 miliardi di risorse PNRR, è bene aggiungere che grazie al cofinanziamento di parte di esse, perché alcune hanno anche dei cofinanziamenti, si può generare una massa finanziaria mobilitata di quasi 5 miliardi, 4,8 per l'esattezza. Queste sono naturalmente considerazioni basate sui numeri e sulle percentuali che vengono anche dai nostri uffici. Una cifra incredibile per l'Umbria e in parte per le regioni contermini, perché noi abbiamo dei progetti finanziati dal PNRR che sono interregionali. Pensate alle infrastrutture, pensate, insomma, e questo è comprensibile. Su 3,5 miliardi intercettati abbiamo avuto anche il merito di farlo con 285 progetti sopra il milione di euro a cui faceva riferimento anche la consigliera Meloni, che non è cosa da poco, che rappresentano questi la quasi totalità dell'ammontare del PNRR Umbria, concentrando così sforzo, effetti e conseguimento naturalmente di risultati. Ciò però non vuol dire non considerare importanti gli altri 2.800 progetti piccoli e addirittura piccolissimi, perché ci sono anche questi ammessi a finanziamento che riguardano prevalentemente progetti comunali per interventi per esempio su asili, su scuole, su piccola rigenerazione urbana, piccoli efficientamenti energetici, addirittura abbattimento di barriere architettoniche. Oggi, a causa delle potenziali variazioni del PNRR Italia, 180 milioni soltanto del PNRR potrebbero essere oggetto di spiazzamento, il ragionamento che facevo prima, ma non ci sono ancora certezze in merito. Questo ve lo posso assolutamente dire. Ora, ricordo anche però a tutti in quest'Aula, perché è vero che io l'ho detto anche in altre occasioni, ma io lo voglio ricordare, perché oggi arrivano in qualche modo al pettine quelle problematiche, visto che lei, consigliera Meloni, ha fatto riferimento alla conferenza delle regioni e anche alle dichiarazioni del presidente Fedriga. Bene, queste cose che si stanno verificando sono quelle che io dissi quando all'inizio del percorso del PNRR ebbi la delega da parte della conferenza delle regioni per l'interlocuzione con il governo per tutte le regioni. Bene, che cosa avevo evidenziato in tutti i modi, in tutte le lingue, quasi facendo i disegni per rendere comprensibile a quel governo dell'epoca le problematiche che sarebbero derivate da una gestione troppo centralistica e poi declinata in un certo modo. Il primo si lamentava che cosa? Un ruolo delle regioni nella parte attuativa del PNRR che si andava delineando come marginale e invece doveva essere protagonista la regione, specialmente proprio per indirizzare quelle risorse di ciascuna singola missione anche ai comuni, come un po' è quello che avviene attraverso i nostri bandi per mettere a terra le risorse della nuova programmazione, della vecchia, della nuova programmazione europea. Viceversa, un grande ruolo attuativo dei comuni che mi preoccupava molto, anche perché mancavano i comuni, lo sappiamo, e di sostegno governativo, per esempio ricavare una quota anche da quelle risorse per poter fare progetti per l'assistenza tecnica, che è un tema che naturalmente tutti i comuni hanno, specialmente i più piccoli, come è comprensibile. E infine il ruolo stesso dei comuni progettuale, che qualora non fosse stato esercitato su progetti di taglio alto, come per esempio abbiamo l'esempio del BRT di Perugia, avrebbe comportato certamente uno snaturamento di parte del PNRR e una sua polverizzazione con problemi gestionali per tutti, perché quando i progetti sono molto piccoli e sono tanti, naturalmente segue il PNRR delle linee molto rigide
come potete comprendere. Quindi io avevo invitato a questo, ad avere una visione alta, perché la spinta che può dare e darà sicuramente a questa regione il PNRR è quella dello sviluppo economico, della sostenibilità ambientale, di un miglioramento che tu puoi perseguire se porti avanti progetti alti. Purtroppo, questa è la verità. Ora, veniamo alla seconda parte del PNRR, quella attuativa, specificando subito che lo strumento di monitoraggio del PNRR in Italia esiste e che riguarda tutti i dati di tutte le regioni, che è il REGIS, a cui noi abbiamo accesso diretto e quei dati cambiano continuamente. Per cui io non mi lamento del fatto che continuamente c'è l'interrogazione del PNRR, addirittura cercherò di farlo anche come informativa e come momento è, proprio perché c'è un cambio continuo, è un'evoluzione continua. L'Umbria è soggetto attuatore, però voglio precisare i dati che abbiamo oggi disponibili, di circa 400 milioni di euro di interventi su 3,5 miliardi. Capite che quello che dicevo all'epoca, qual era il problema, c'è tutto. Purtroppo non si possono cambiare le scelte che sono state operate in passato. Questo che credo che possa essere comprensibile, perché cambiare in corsa quando c'è la tagliola dei tempi è impossibile. Solo rappresentano questo importo l'11% del totale, ripartiti in 282 progetti. Per importo la quasi totalità risulta avviato per l'importo, per i progetti. Quindi circa il 60%, per i progetti invece il 60% risulta avviato, il 40% non è ancora avviato. Pertanto l'89% dell'intero PNRR Umbria è gestito da soggetti attuatori che non sono la regione, ma per il 70% sono le aziende di Stato, e parlo delle infrastrutture, come sapete bene, e per il 19% dai comuni. Si conferma insomma la prima criticità, quella che a cui ho fatto riferimento prima, del totale dei progetti del PNRR Umbria, il 40% dei progetti risultano avviati. Che cosa fare per mantenere il fatto che l'Umbria è stata riconosciuta come un modello virtuoso nell'aggiudicarsi le risorse e anche per l'attuazione e la realizzazione completa, e anche per intercettare anche altri fondi, perché anche su questo c'è un continuo divenire e noi siamo pronti a farlo con opere, con progetti che abbiamo e che magari possano trovare copertura laddove ci sia la possibilità di farlo. Per prima cosa, come sapete bene, abbiamo dato mandato al direttore, che è stato proprio indicato per questo, di costruirsi un'adeguata squadra, di utilizzare al massimo le risorse umane previste dal governo centrale e di sostenere l'operatività dei comuni in tutti i modi, anche mediante accordi con ANCI e anche con benefattori privati, perché tra le altre cose ci sono state delle iniziative intraprese anche per essere di aiuto ai comuni per la progettazione. Insomma, ci troviamo ora come regione a cercare di limitare i potenziali problemi dovuti alle criticità di cui parlavo prima. E naturalmente cerchiamo di fronteggiare questa situazione che riguarda principalmente i comuni. Nonostante tutto questo, sono certa che sapremo condurre a termine i progetti regionali e supportare per quanto possibile i comuni nella realizzazione dei loro. Sicuramente una cosa è certa, questa è una massa di denaro molto importante che io sono convinta, e comunque ci auguriamo tutti, porterà la nostra economia e la nostra regione a cambiare naturalmente nel futuro, dando una prospettiva molto certa, molto futura per i nostri giovani e per lo sviluppo della nostra regione. Grazie Presidente. Allora, replica la consigliera Meloni. Prima tu. Ma intanto grazie Presidente, perché ha fatto comunque una relazione esaustiva e anche completa. Io ho seguito questa cosa del PNRR perché quando si vedono queste grandi ingenti somme di denaro che sembrano la panacea di tutti i mali,
poi fondamentalmente mi rendo sempre conto, perché anche nel passato in maniera molto diversa, che si fa tanta fatica poi a mettere a terra i progetti nelle realtà dove servono che vengono messi a terra. Quindi chiaramente anche le dichiarazioni del Ministro e quindi le giustificazioni, tra virgolette, che il Governo ha dato proprio in merito alla questione dei tagli, chiamiamoli così, che sono da una parte l'impossibilità appunto di chiudere le progettualità entro il 2026, dall'altra ha anche aggiunto che molti di quei progetti erano probabilmente già pensati e ideati prima dell'avvento del PNRR e che forse, portandoli adesso in essere, non sono nemmeno, così ha detto, diciamo così, compatibili con i criteri dell'Unione Europea. Quindi c'è questo doppio problema che tutti noi comprendiamo. Dall'altra parte, quello che appunto, riprendendo proprio i ragionamenti e le parole del Presidente delle Regioni, che è quello che poi ci preme più, che lei ha detto che comunque esiste questo strumento di regia e che è oggettivamente realistico, però magari ogni tanto fare un focus, quando lei parla di progetti interregionali, giusto, è proprio quello che ci aspettiamo, opere di questo tipo per cambiare e per far fare un balzo in avanti di questa regione. Penso magari alla Orte Falconara, poi vediamo che anche lì la accantoniamo, magari ci sono dei tagli, dei problemi, ci vogliono dei finanziamenti con altri fondi e quindi ci chiediamo, quel progetto c'è più o non c'è più? Quindi su questo il PNRR sta andando avanti o sta fallendo? Anche sulla base poi di quelli che sono i nuovi bisogni della nostra società umbra. È chiaro che le infrastrutture sono uno dei temi centrali, la transizione ecologica, non c'è bisogno che spieghiamo nemmeno il perché, lo vediamo come il cambiamento climatico sta impattando negativamente sulle nostre comunità e come poi dobbiamo agire per mettere più soldi rispetto agli eventi che non avevamo e nessuno può preventivare, perché è impossibile. Oggi ci sono anche quelli dell'inclusione sociale, quelli dei nuovi bisogni rispetto alla povertà che aumenta e che avanza anche in Umbria. Quindi l'attenzione che richiediamo è proprio, diciamo, di capire dove le priorità che sicuramente vi siete dati possono essere portate a compimento, evitando di far passare altro tempo, perché poi quello che non è, come dire, consuntivato nel 2026 non è più progetto del PNRR e meno saremo in grado di coprire quei progetti con il PNRR, più saremo costretti per quelli avviati a trovare altre forme di finanziamento che probabilmente non sarà nemmeno facile trovare. Ecco perché oggi quanto mai è importante sia la sua funzione nei confronti della conferenza Stato-Regioni, che ovviamente è importantissima. Dall'altra parte anche una condivisione per capire e anche per informare la cittadinanza su quello che potrà essere lo sviluppo futuro. Grazie. Prego, consigliera Fioroni. Io credo che anche oggi sia stata data un quadro puntuale ed esaustivo di quello che è l'andamento del PNRR con delle sottolineature importanti. Quando lei a gennaio aveva, ripeto, già detto quali erano il suo ruolo riguardo il Recovery Fund e aveva sottolineato, io lo ricordo molto bene, quello che ha ricordato lei, cioè il fatto che le regioni avrebbero dovuto avere un ruolo molto più cogente rispetto anche all'attuazione. Ora, il tema della dinamicità è chiaro che implicherebbe un aggiornamento costantissimo che lei già sta facendo, perché comunque il fatto che nel tempo abbiamo avuto rendicontazione sia per atti qui in aula, sia per suoi comunicati stampa, sia per incontri e riunioni fatti da lì, secondo legge, è chiaro che ci sia stato sempre comunque un'attenzione sulla necessità di da parte della regione stessa di monitorare in maniera puntuale il PNRR, ma anche far sapere questi tempo. Fondi come si stavano sviluppando e come si stava evolvendo la situazione e l'attuazione per le singole missioni, come ci ha dato contezza anche oggi. È importante il ruolo che la regione può e deve svolgere nei confronti degli enti locali,
il monitoraggio, il supporto, perché la maggior parte dell'attuazione, tempo, vicepresidente. Lo sappiamo, ho finito Presidente, la maggior parte dell'attuazione è in mano agli enti locali o agli enti governativi, credo che più di quello che si sta facendo sia difficile fare. C'è sicuramente la volontà, lei l'ha sempre detto, anche di integrare i fondi del PNRR con i fondi europei, laddove chiaramente certe situazioni dovessero avere le necessità impellenti, quindi credo che ci siano tutte le basi per fare bene, per quella che è una visione che effettivamente questo governo ha.